Benvenuti alla nuova puntata, abbiamo ospite una band, allora, Melodic Death Metal, parliamo sempre di heavy metal, una branca del heavy metal. Allora, il settembre da maggio, a questo punto la domanda più spontanea, prima cosa, se dovessi descrivere il gruppo a chi non vi conosciamo, perché vi conosciamo come band, ma chi non vi conosce, come descrivereste il gruppo e soprattutto perché questo nome? Allora, intanto vi presento, io sono Davide, il cantante, chitarrista e fondatore della band. Allora, questo nome praticamente è nato dal voler creare qualcosa di mio particolare. In quanto io prima suonavo in altre band, però sentivo il bisogno di creare qualcosa di un po' più personale, diciamo così. E appunto September Damage praticamente significa in italiano il danno di settembre, ovvero il mese in cui sono nato io. E quindi September Damage si riferisce al danno che è stato creato a settembre del 1978, quando sono nato, e così in quel momento era la cosa che mi rispecchiava di più. E quindi ho detto perché non chiamare questo mio progetto solista, perché nacque come un progetto solista, September Damage. E poi da allora, vabbè, ho perseguito un album solista dove ero solo io, e poi dopo il secondo disco si è aggiunta un'altra componente che adesso con noi non suona più, che l'abbiamo fatto praticamente il secondo disco, che era diventato un duo. Poi da lì ci siamo evoluti e abbiamo inserito un batterista che purtroppo è quello che lavorativi. E poi adesso praticamente ci sono stati diversi cambi di formazione che non ti sto a raccontare, se no facciamo Natale. E niente, adesso siamo noi tre reduci da tutto quanto. E quindi niente, noi come band, come tantissime band, come tutte, diciamo, facciamo ispirazione comunque ai nostri artisti preferiti, che nel nostro caso sono comunque tutti quelli del filone del nord Europa, Svezia, Norvegia, Finlandia, per cui ve ne cito alcuni: possono essere gli Insomnium, possono essere gli In Flames, possono essere da Tranquility, possono essere Warfare, ce ne sono tantissimi band da cui noi prendiamo ispirazione, perché il genere che facciamo noi, come dicevi tu, è il melodic death metal, ed è basato su sonorità molto comunque sì aggressive, però sempre con una vena sinfonica e melodica allo stesso tempo. Il nostro genere più o meno si può descrivere in questa maniera. A questo punto parliamo dell'ultimo EP che è appena uscito, da poco uscito comunque, vada. Come nasce questo disco? Contiene quattro brani, tra cui appunto come si è sviluppato, come è cresciuto, e per poi arrivare a questo punto, questo lavoro completo. Sì, allora, diciamo che questa idea appunto nasce di creare un EP con l'ultima formazione, che praticamente è questa, più il nostro ex batterista. Ormai è nato, diciamo, l'idea è nata durante la pandemia, durante il periodo di chiusura, durante un periodo duro per tutti, ecco, quindi soprattutto per l'ambito musicale e artistico in generale, perché appunto non si poteva esprimere l'arte e la musica nei live in contesti pubblici. Quindi, come tante band, abbiamo deciso di lavorare su qualcosa di nuovo, che appunto poi è stato sviluppato durante la pandemia, è stato composto durante la pandemia, e è stato registrato subito dopo ed è stato buttato fuori all'inizio di quest'anno. E se possiamo dare una chiave di lettura all'EP, sicuramente è un disco le cui tematiche sono un po' appunto quelle del genere, di come il genere umano affronta determinate problemi della vita. Poi i testi sono stati scritti da David, quindi lui sa esattamente
cosa e come voleva intendere queste, far intendere queste tematiche. Dal punto di vista invece delle sonorità, possiamo dire che è una, ovviamente melodic death metal come genere, con sfumature provenienti da generi diversi del metal e del rock, perché per esempio io provengo dall'heavy metal più classico, dal thrash metal, quindi dalla scuola americana degli anni 70-80. Frank, che è il nostro bassista, proviene dal rock anni 80, il nostro vecchio batterista proveniva dal thrash metal tedesco, David invece veramente dal death melodico nord europeo, quindi possiamo dire che questa fusione di vari stili, queste quattro influenze diverse hanno dato origine a un prodotto che è ovviamente in linea con lo stile, ma se ascoltato con una certa, diciamo, con una certa cognizione, possiamo dire, si intravedono vari tipi di sfumature, vari tipi di provenienze che poi danno il marchio di fabbrica del nostro genere musicale. Ecco, che secondo noi è importante che una band, per comunque distinguersi o per far sì che rimanga impressa all'ascoltatore, deve avere quel qualcosa che li distingue, piccolo, grande, buono, cattivo, quello sta, deve essere è il pubblico che giudica, per carità, però almeno noi cerchiamo sempre di dare quel marchio distintivo, in modo che quando qualcuno ci ascolta possa dire: cavoli, sono loro, oppure mi ricordano quelli di stile September Damage. Insomma, l'obiettivo è un po' quello lì. Nella realizzazione dei brani, ovviamente, o si basa, il brano nasce, prima la musica nascono prima le parole, oppure nascono insieme, oppure c'è un momento in cui c'è quel riff che gira e da lì poi nasce la stessa canzone? Allora, praticamente i brani sono composti per, diciamo, il 90% da me. Nel senso che io, nel mio piccolo studietto che ho casalingo, mettiamo così, faccio le preproduzioni del brano in sé. Quindi faccio praticamente tutti gli strumenti che vanno a comporre il brano, quindi dalla stesura della batteria, al basso, le tastiere, le chitarre, e tutto quello che riguarda praticamente, diciamo, lo scheletro del brano. Poi ovviamente ci si trova tutti quanti in sala prove, il brano si rimette su come è stato fatto la preproduzione, poi vengono aggiunti comunque gli assoli di chitarra che se ne occupa il nostro collega qua di fianco, e le linee di basso io faccio le note principali, poi il nostro amico Frank fa tutti i vari arrangiamenti. Una volta che il brano è completo proprio a livello strumentale, da lì ci si monta la voce, almeno noi proseguiamo di solito in questa maniera qui, perché prima cerchiamo di portare a termine tutta la composizione strumentale, quando siamo arrivati al punto che diciamo ok, lo strumentale c'è di questo tale pezzo, di questo tale brano, da lì io solitamente scrivo i testi, faccio una preproduzione sempre della linea melodica vocale, e ovviamente poi anche lì andiamo a lavorare. Se sentiamo che magari, ti faccio un esempio, nel ritornello ci starebbe bene una determinata parte di voce pulita o un coro o qualsiasi cosa, e ovviamente le lavoriamo insieme, e prima di andare in studio a registrare noi abbiamo sempre comunque l'abitudine di fare delle preproduzioni per vedere se il risultato finale che andremo a proporre in studio comunque ha bisogno di alcune modifiche, di magari anche togliere delle parti o aggiungere delle parti. Noi siamo abituati a lavorare in questa maniera: prima di andare in studio a registrare ci facciamo delle preposizioni in casa, e comunque il nostro obiettivo non è fare un prodotto iperpotente che si senta come il black album di metallo. Il nostro obiettivo è sentire se le note e le parti vocali sono a posto, cioè non è, poi dopo ovviamente il brano deve nascere registrato, mixato, masterizzato per bene in studio e registrazione. Noi lavoriamo così solitamente. Diciamo che le preproduzioni le facciamo solo per la fase compositiva, per vedere le note e le parti vocali, tutto qua.
E l'ispirazione del brano, da cosa nasce? O così come nascono all'improvviso? Certamente mi nasce, diciamo, un riff di chitarra, perché molte volte mi prendo in mano la chitarra, anche solo così suonando ti viene fuori questo riff di chitarra. Allora, prima cosa che faccio, accendo Cubase e lo butto su Cubase, e poi da lì comincio a scriverci le batterie, poi pian piano sviluppo questo riff di chitarra, e da lì poi dopo ci nasce, non so, un bridge, un ritornello, una parte in mezzo. Comunque solitamente a me, quando compongo i pezzi, è perché mi nasce un primo riff che mi piacerebbe comunque sviluppare per poi crearci un brano. Tutto qua. E la prima cosa, andando nella realizzazione dei testi, è molto più semplice essere sintetici, screzzi, cioè avere un linguaggio un po' stile grezzo, oppure un linguaggio un po' più complesso, tenendo presente che fate comunque una musica che nel linguaggio, la musica e le parole sono abbastanza già complesse da inserire. Dico, io quando scrivo i testi praticamente faccio ispirazione al momento che sto passando in quel determinato periodo, e di solito i testi di September Jam sono praticamente tutti basati sulle mie sensazioni momentanee, che possono essere, non lo so, quando per dire ho scritto il testo di Tudor Victims, che è il primo testo che va a aprire il nostro EP. Secondo, scusami. Praticamente era lì, eravamo in piena pandemia, mi ha detto prima Gianluca, e praticamente quel testo parla della strumentalizzazione che, tra virgolette, chiamiamoli potenti, se si sente male così, hanno del genere umano, nel senso che noi non capiamo più se in questo momento siamo degli strumenti, siamo delle vittime. E per questo è un esempio che ti faccio, e praticamente sì, i nostri testi io preferisco non avere un linguaggio come hai detto tu, grezzo, cioè preferisco usare comunque delle determinate frasi che possono lasciarti qualcosa, nel senso un po' più introspettivo rispetto a magari a dire questo sì, questo no, questo è bello, questo è brutto. Cioè, preferisco magari farti capire un determinato concetto usando delle frasi che magari dicono è arrivato a quel determinato concetto facendo comunque dei passaggi molto con del sentimento, con comunque facendoti capire uno stato d'animo che ti porta a capire come mi sentivo io in quel momento, capito? Cioè, non mi sono mai piaciuti i testi, diciamo, molto buttati lì, cioè preferisco piuttosto magari farti arrivare a un determinato concetto passando da qualcosa di un po' più introspettivo, mettiamo questo piano. Lì accanto c'è il bassista, prima cosa, ovviamente nella band il bassista è come il tastierista, sta di lato, non si vede, sta lì, poi, non so perché, ma poi sta sempre, si vede sempre un pochettino defilato. Prima cosa, il basso ha 4 corde, perché ci sono anche a 6 corde, ma soprattutto l'influenza che riesce a dare col tuo basso nella band, e soprattutto a livello musicale, qual è secondo te l'importo che può dare il basso? Perché poi il riff del basso spesso e volentieri dà anche successo a molti brani, come il rock classico, i Queen e tanti altri hanno avuto il successo con il basso. Io tengo molto a legare, diciamo, gli strumenti, quindi... Cioè, mi piace che il suono sia corposo, che dia un po' di carta, un po' di liaison tra le, insomma, sì, praticamente adesso, non parlo io, però per farti capire quello che voleva spiegare Franco, esatto. Lui, la cosa che a noi ci piace tantissimo di il suo modo di suonare è che praticamente cerca di
stare in mezzo tra le batterie e le chitarre, nel senso che praticamente lui sta a metà tra il ritmico e il melodico, quindi lui fa il ritmo con la parte della mano destra e il melodico mettendosi le note. E quindi quello che voleva, secondo me, correggimi se sbaglio, voleva esprimere lui, era che praticamente il basso nel nostro genere, non essendo il classico, diciamo, brutal death metal, che basta che faccia del casino, lui praticamente tende a stare a tenere a metà tra il ritmico e il melodico. Tornando un pochettino sull'EP, come nasce la copertina di questo EP? Da chi è stata sviluppata? Da chi è nata l'idea? Allora, praticamente è sempre stata una realizzazione mia, perché mi occupo anche nel mio piccolo di grafica digitale, e praticamente è sempre stata un'idea che ho voluto sviluppare, perché praticamente la percezione della realtà in quel determinato momento in cui c'era praticamente la pandemia, come abbiamo detto prima, è nato in quegli anni lì, e la percezione della realtà era praticamente molto distorta. Infatti, se tu guardi la copertina del disco, praticamente tu vedi che dice tutto ma non dice niente, nel senso che la percezione della realtà in quel momento era una sorta di confusione generale, distorta, perché praticamente in quel momento la nostra vita era influenzata da quello che ci facevano vedere i mass media. E praticamente, come tu hai notato, ci sono tante cose che si vedono, ma tante cose che non si capisce cosa si vede, capito? Quindi la concezione della realtà in quel momento era si capisce ma non si capisce. E questo è quello che ho voluto rappresentare in quella copertina. Praticamente la confusione che ci avevano messo in testa in quel momento, che c'era tutto ma non c'era niente. E quindi ho cercato di rappresentarla al meglio che potevo, con i miei mezzi ovviamente. Era quello che volevo rappresentare, la percezione della realtà che in quel momento era distorta. E prima di questo EP, in realtà sono stati pubblicati, anche se in alcune piattaforme la pubblicazione risulta quasi imminente in contemporanea dell'EP, ma in realtà i brani sono stati scritti prima di questo album, che sono appunto i due singoli, Warrior e Images. A questo punto io vorrei un pochettino citare anche questi due brani, perché chiaramente sono sicuramente molto belli da ascoltare, ci hanno fatto piacere, e vediamo due copertine che sono veramente una molto più bella dell'altra, soprattutto quella con il guerriero con la spada, è veramente fantastico. Cosa ci raccontate di questi due singoli? Questi qui sono praticamente due singoli che io ho sempre composto, questi sono autoprodotti, sono stati registrati nel mio studio Home Recording, e praticamente li ho prodotti perché stavamo affrontando un periodo in cui il nostro vecchio batterista anche lì aveva avuto un piccolo ripensamento e siamo stati un po' fermi, ti parlo di circa 6 mesi più o meno, e qui avevamo trovato alcune cose che non è, praticamente ci hanno portato a dividerci per un po', alcune comprensioni. Però la cosa che mi dispiaceva era che comunque la band, addirittura all'epoca Franco non era ancora con noi, avevamo un altro bassista all'epoca, che dopo, quando ha visto che non riuscivamo un attimo a ripartire subito, ha abbandonato anche lui, e dopo ci siamo messi alla ricerca di un bassista e fortunatamente abbiamo trovato un tipo Franco. E praticamente li avevo prodotti per fare in modo che la band non desse la parvenza che fossimo scomparsi, perché ha detto che è un po' che non si fanno più vedere, non fanno più live, non fanno più niente. Erano comunque brani che io avevo nel mio archivio
ho deciso di ributtarli su Cubase e di renderli praticamente completi, aggiungendoci le voci, facendo alcune modifiche, le tastiere, queste cose qui. E sono stati fatti per questo motivo lì, per fare in modo che la gente non pensasse che fossimo in questa fase di stallo dovuta comunque al fatto che non ci passavamo più in giro in live o comunque che fossimo fermi anche nei social, queste cose che ho detto onde evitare, tanto tempo ne avevo perché comunque le prove non le stavamo più facendo, quindi ho deciso di dedicarmi a questa cosa e sono venuti fuori quei due singoli, poi sarebbero tre, che ce n'è anche un altro che si chiama It's Not Your World, non so se tu hai ascoltato. Comunque in quel periodo pubblicai tre singoli a distanza di una settimana, 10 giorni uno dall'altro, proprio per far vedere che comunque eravamo ancora attivi. A questo punto citiamo anche l'album del 2016, così l'abbiamo citato un pochettino tutti. L'album del 2016, come ti dicevo prima, è praticamente il lavoro di mio e di praticamente l'altro componente, che era una ragazza che era una chitarrista, che praticamente si aggiunse al progetto perché la conoscevo, comunque il progetto gli piaceva, e abbiamo deciso di passare da un album dove io venivamo dal primo album che ho fatto tutto io, praticamente un mini album di 7 pezzi, ed era un album solista, chiamiamolo così, perché ero solo io. E invece l'album, quello che tu hai visto, dicevi di citare, Time Bound, lì è stato creato praticamente a 4 mani, nel senso che abbiamo composto i pezzi entrambi. E se avrai notato, ci sono anche delle parti in cui canta lei in alternanza con me. Sono dei brani che si sente che hanno un'impronta totalmente differente rispetto a quella del primo album, perché sono stati scritti comunque da un'altra persona e che ovviamente ci ha messo le sue influenze, le sue esperienze, il suo modo di suonare. E quello è un album che era stato preso sotto etichetta discografica da un'etichetta che ci aveva sponsorizzato per 3 anni, però non ha avuto un gran successo, nel senso che non sono stati molto bravi questa etichetta a promuovere l'album, e quindi ci abbiamo provato, però non è andato come speravamo. Intanto l'emozione che si prova quando si sale sul palco, poi avete suonato tutti dal vivo, quindi salire sul palco e si apre la quarta platea, perché nello spettacolo la quarta platea è il pubblico davanti, che poi in realtà non spesso lo vedete, perché a volte ci sono le luci, a volte c'è il buio, dipende poi dall'impostazione delle luci che viene fatta, però sentite inizialmente un silenzio, ma poi sentite quel brusio, quell'energia che sale, che vi rimanda sul palco a voi. Qual è la sensazione che provate a quel punto, quando vi accorgete che sotto il palco c'è un'energia che vi stanno rimandando su? Tanta adrenalina, diciamo che la carica che noi abbiamo quando suoniamo è proprio dall'adrenalina, sia che ti trasmette il pubblico, sia di star facendo qualcosa per il pubblico, perché alla fine io dico sempre, quando noi creiamo musica, facciamo musica, lo facciamo in primis per noi, ovviamente, per noi che suoniamo, ma alla stessa maniera lo facciamo per il pubblico che ci ascolta. Alla fine noi siamo una band che creiamo, come tutte le band, come tutti, diciamo, i musicisti, creano intrattenimento, creano delle ore piacevoli e anche costruttive per il pubblico. Quindi diciamo che è la soddisfazione di essere sul palco, essere ascoltati e fare qualcosa che piace alla gente che è venuta per ascoltarti, è quello che ci dà la carica, che ci dà la motivazione, che ci stimola, ecco, quando saliamo sul palcoscenico. Poi è vero, non li vediamo spesso e volentieri perché abbiamo le luci puntate in faccia, quindi tra l'emozione, tra l'adrenalina, tra la carica
di suonare bene tutto, vedi delle sagome, poi magari da metà concerto in poi riesci a capire quanti sono, chi c'è, chi non c'è. Dipende poi anche dal contesto, se medio, grande o piccolo. Però è questa, penso che sia la motivazione, la benzina della macchina da live che qualsiasi band ha bisogno, insomma. Ogni band è alimentata da questo tipo di carburante, secondo me, secondo noi. Beh, chiaramente il vostro pubblico non è il classico pubblico che va a sentire l'opera, quindi è un pubblico non, diciamo, è vivace perché si diverte, salta, canta, balla e tante altre cose. Ma poi quando scendete al palco, i ragazzi che vi incontrano, i ragazzi, meno ragazzi, più giovani, meno giovani, che vi fanno le domande, a volte solo tecniche, a volte vi fanno i complimenti, oppure vi è capitato di fare qualche domanda che vi hanno sorpreso positivamente perché vi hanno lasciato dire, però vedi, forse ha notato qualcosa che io non ho notato e sono contento. Ma, sicuramente, allora, le domande che capitano di più, siccome, come hai detto tu, il pubblico è settoriale, poi insomma, è chiaro, molti, il nostro pubblico, il pubblico soprattutto del genere underground o comunque del metal, del rock, è un pubblico spesso e volentieri anche tecnico, cioè una buona parte, se non è musicista di professione, comunque è vicino al mondo musicale, cioè suona, strimpella e quant'altro, quindi le domande sono specialmente, che ci sono capitate, quelle tecniche, come che cosa usi, cosa non usi, la strumentazione che usi, molti anche complimenti o insomma sul suono, sui pezzi e quant'altro, oppure capita anche magari dei commenti che sono molto costruttivi, almeno per noi, per quanto riguarda il come si sente da fuori, perché sai, è un fattore che magari molti sottovalutano, però come noi sentiamo sul palco spesso e volentieri non è lo stesso che viene percepito fuori, perché fuori hai delle dinamiche, cioè noi abbiamo i suoni in spia, abbiamo i suoni tutti raggruppati nel nostro ambientino, no? E quindi abbiamo la percezione magari di un buon sound, noi facciamo il soundcheck prima, c'è una mezz'ora, 40 minuti di soundcheck, ma che comunque ci permette di costruirci il suono come lo vogliamo noi, con le frequenze che poi viaggiano nel quadrato che è il palcoscenico. Giù dal palcoscenico, come il pubblico percepisce, è sicuramente diverso in base alla posizione di dove si trovano, in base a come è stato fatto il soundcheck dal fonico. Spesso e volentieri noi quando suoniamo ovviamente non c'è mai nessuno giù di noi che può sentire com'è tutto l'insieme, quindi molto spesso dipende sia dalla location, sia dalla quantità di persone, sia dalla posizione dove le persone stanno, insomma, quindi i commenti, le domande o comunque insomma i riscontri da parte del pubblico su questo fattore per noi è importante, perché capiamo come migliorarci la volta successiva e cerchiamo di fare di magari non fare l'errore o migliorare quella cosa che ci permette di avere un suono migliore, un suono più forte, più aggressivo, ma soprattutto più nitido, perché quello che noi cerchiamo è che tutte le parti si sentano, vengano fuori alla stessa maniera, senza che nessuna copra l'altra, cioè il basso non può stare sotto le chitarre, come le chitarre non possono essere coperte dalla batteria, ecco, deve essere tutto una specie di collaborazione tra le parti, però chiaro, la parte solista deve venire più fuori, per ovvio, perché è, diciamo, una frase di piccoli secondi che deve primeggiare su tutto il resto, però la linea generale è che tutto sia allo stesso livello, sì. Ecco. Ci sono artisti in cui vi siete ispirati o comunque vi hanno fatto crescere artisticamente, che poi nel tempo vi siete accorti che sono stati proprio quelli che comunque vi hanno fatto crescere? Ma per quanto riguarda me, io ho cominciato a ascoltare metal grazie ai grandissimi Iron Maiden, che suonava per Steve Harris e Company. Io quest'ora non avrei suonato di metal. E mi sono ispirato tantissimo nel modo di comporre al grandissimo chitarrista degli Iron Maiden, Adrian Smith, che per me è il mio chitarrista preferito, anche per cercare di capire lui come sviluppa comunque la parte musicale in un brano degli Iron Maiden. Cioè, la cosa che mi ha
incuriosito tanto e capire lui comunque le dinamiche oppure le sequenze di accordi che usa per comporre, perché quando una parte almeno io, cioè, ti ascolto già meglio da una vita, da quando ero ragazzino, una parte composta da Adrian Smith lo senti che l'ha fatta lui, perché usa determinate scale, determinato modo di suonare, anche diciamo alla sua impronta, mettiamoci un po' più malinconica rispetto a quello che può avere un Jerry Jazz o un Dave Murray, che magari Dave Murray un po' più, diciamo, la parte tra virgolette blues della baracca. Io mi sono ispirato molto al suo modo di suonare perché mi piaceva veramente tanto, almeno questo è il mio piccolo parere. Sì, diciamo che ognuno di noi ha il proprio dio dell'Olimpo. ed è giusto che ci sia, perché sono, insomma, sono per lui gli Iron Maiden, per me per esempio i Black Sabbath, i Metallica, Ozzy Osbourne, insomma sono quelli che poi ci fanno essere i musicisti che siamo e quelli che poi determinano i pezzi che vengono fuori. Il nostro Frank? Il nostro Frank. Io seguo molto il bassista di Vasco, ecco, però ormai tutti quanti, cioè, di capire, siamo un po' così un pentolone misto di tante cose, ma poi alla fine il risultato è quello che cerchiamo di ottenere, è quello che ci fa dire questo è il settembre da noi. Cioè, siamo passati dal bassista di Vasco Rossi al chitarrista di Iron Maiden, al chitarrista di Black Sabbath. Però noi cerchiamo di fondere tutto insieme e alla fine ci divertiamo a far così, perché non è per dire, se fossimo tutti e tre, adesso ok, noi rifacciamo tutto in stile Metallica, non sarebbe neanche bello, perché Metallica sono Metallica, è giusto che siano Metallica. Noi prendiamo ispirazione dal nostro modo di suonare e cerchiamo di fondere al meglio tutti i generi da cui proveniamo tutti quanti, e poi tu dirai magari si sente qualche piccolo influenza in qua e in là, però cerchiamo comunque sempre di rendere il nostro prodotto innanzitutto che con il nostro marchio di fabbrica, e poi è ovvio che tutti prendono ispirazione da qualcuno, poi fa poco, anche i primi musicisti metal per dire prendevano ispirazione da, diciamo, musicisti classici, o se prendi Ingui Malmsteen lo capisci da chi prende ispirazione senza dover fare tanti giri di parole. Poi voi alla fine un pochettino rubate con l'orecchio ciò che gli altri hanno fatto, poi lo trasformate rendendolo vostro, un prodotto vostro, cioè un modo per farvi riconoscere. E senza se dirvi ma mi assomigliano, no, siamo noi e questo è il nostro stile. Vabbè, l'orecchio è quello che fa, è quello che ci porta. Poi la musica si ascolta con l'orecchio, si fa con la testa, però si ascolta con l'orecchio, quindi alla fine diciamo viene fuori quello che abbiamo ascoltato per una vita, hai il modo di esprimerlo tramite uno strumento, tramite le idee. C'è questo discorso qua anche per noi, come per tutti, io penso che, non so, ti faccio un esempio, Metallica nel loro primo album, da qualcuno avranno per ispirazione, cioè, come tutti, come, non so, Megadeth, come, non so, qualsiasi altro, cioè, ti faccio un esempio, ritornando ad Iron Maiden, se non c'era Ronnie James Dio, Bruce Dickinson, col cazzo che ce l'avevano fuori. Cioè, si sente che nei primi dischi è una copia e incolla di Ronnie James Dio, cioè, ha fatto un po' a modo suo, però se non c'era Ronnie James Dio, Bruce Dickinson non sarebbe mai saltato fuori, per me. È giusto, perché all'epoca c'era quello. Come lui si è ispirato a Ronnie James Dio, noi ci ispiriamo magari a quello che piace in questo momento, cioè, così ci sono anche certe parti dei brani nuovi che stiamo componendo che magari hanno un po' più una vena Rammstein, perché magari sono stati composti in momenti in cui, non so, era venuto fuori un po' più la vena Rammstein. Ci sta, si fa tutto in base, secondo me, al periodo, sì, in cui
componi quel determinato brano. Se potesse salire su un palco, a proposito, tra due minuti, non vi preoccupate che io, perché sto prendendo un po' di tempo, perché tra due minuti si dovrebbe disconnettere, a quel punto ci riconnettiamo, perché mi disconnette, perché è superato il limite del free. Poi dopo, così almeno abbiamo tempo pure per farci saluti, perché altrimenti poi e allora sto prendendo un po' di tempo quando in cui ci disconnette e poi riprendiamo da lì. Se potesse salire su un palco, suonare con o aprire il concerto, ma soprattutto suonare con una band e salire su un palco particolare, non oggi, ma anche nel tempo passato, su quale palco vi piacerebbe salire, se avesse la macchina del tempo anche? Ah, io ti dico, io mi leggo al discorso di prima, a me sarebbe piaciuto suonare nel World Slavery Tour degli Iron Maiden del 1985. Quello per me sarebbe stato il massimo, però vorrebbe dire che io adesso avrei 60 anni passati, e quindi perché se a quell'epoca loro ne hanno 64 adesso, quindi ne avrei più o meno una 60 anni. Beh sì, un pochettino, mentre gli altri, io ho capito che uno vorrebbe suonare con accanto al gallo, mentre l'altro... Io se potessi scegliere, guarda, mi piacerebbe aprire una delle mie band che sono state per me di ispirazione. Mi piacerebbe aprire nei miei sogni Metallica, Ozzy, insomma, sarei contento di suonare anche alle 2 del pomeriggio nello stesso festival, sullo stesso palco, dove la sera c'è una di queste band, gli Iron Maiden stessi. Voglio dire, è il sogno, penso, di qualsiasi band arrivare alla spalla di questi che secondo noi tutti sono gli dei, cioè sono coloro che ci danno, tra virgolette, l'ispirazione da mangiare, passami il termine, dal punto di vista musicale, no? Perché se non ci fossero stati questi big, questi dei, noi non esisteremmo neanche, noi band come noi tutti, perché quindi penso che sia il sogno di ogni musicista che sei ragazzino o hai 30 anni, 40 anni, ti rimane sempre lo stesso. Siamo tutti figli di Mick Jagger? Sì, perché ha figli sparsi in tutto il mondo, quindi probabilmente siamo tutti figli di Mick Jagger. Allora, la penultima domanda è: progetti futuri, oltre a promuovere questo EP, e soprattutto questo EP sarà soltanto in formato digitale oppure anche in altre versioni? Allora, questo EP è per il momento in formato digitale, perché noi abbiamo deciso, insomma, di essere, diciamo, al passo con i tempi, nel senso che è brutto da dire, ma è la verità. La maggior parte, ormai siamo in un periodo in cui sono rimasti gli amatori che vogliono ancora la copia fisica o vogliono il vinile, esatto, ma siete in pochi. La maggior parte dei ragazzi o comunque delle nuove generazioni ascoltano la musica tramite le piattaforme di streaming, quali Spotify, Apple Music, Amazon Music, quelli che volete. Però diciamo che, ed è, al di là di questo, è anche un modo più facilmente fruibile per la musica, perché ti colleghi con lo smartphone, sei in macchina, sul Bluetooth, poi con la vita frenetica di tutti i giorni è veramente molto più intuibile. Aprire Spotify, per esempio, e ascoltare la musica che vuoi, hai migliaia di artisti a disposizione con un click, quindi. Per cui l'EP, essendo comunque un prodotto di esordio di questa formazione attuale della band, e essendo uscito nel 2022 ed essendo anche un prodotto di 4 tracce, abbiamo deciso di lasciarlo in formato digitale. Ma per quanto riguarda i progetti futuri, noi siamo già al lavoro su un nuovo album, che sarà un full length, quindi un album vero e proprio, di un po' di pezzi, che abbiamo 8, 10 in media, adesso dobbiamo ancora decidere, sul quale ci stiamo lavorando. Sarà, diciamo, puntiamo, speriamo, insomma, che possa essere apprezzato da tutti, e vogliamo che spacchi il più possibile, insomma, che noi ci stiamo mettendo tutto il nostro per far sì che esca un buon prodotto. Io mi occupo degli ascolti specialmente, la struttura sempre è, diciamo, i testi se ne occupa sempre David, delle linee di basso se ne occupa Frank, e questo uscirà in formato fisico. La batteria, per il momento, stiamo scrivendo le batterie MIDI
e vedremo da qua, quando entreremo in studio, cosa succederà, se troveremo il, diciamo, il sostituto del nostro vecchio batterista che prenda il ruolo di quarto membro dei September Damage, altrimenti andremo con le batterie già scritte, con dei, insomma, dei bei suoni. Insomma, vogliamo che sia un album di lancio, un album di novità, un album che diventi emblematico per quello che noi vogliamo esprimere in musica, e quindi questo sì, avrà, sarà sicuramente in formato fisico per tutti gli amatori come voi che vogliono il CD, ed è giusto che sia così, sarebbe bello che fosse ancora così, che vogliono appunto il disco fisico nelle mani da conservare in libreria e da mettere nel lettore CD, insomma, da usare come sottobicchiere, oppure da usare come da usare come sottobicchiere, anche quella giustamente è un utilizzo alternativo del CD. Siamo metallari brutti e cattivi, ma siamo anche degli imbecilli. Non potremmo essere musicisti, dai, un po' di pazzia ci vuole. Ma soprattutto quando finì il concerto, la gente si presenta come mi fai l'autografo? L'autografo sul CD, e voi, ma non c'ho la penna? Pennarello ce l'ho io, e gli fai l'autografo. Alcuni vengono col pacchetto di tu ti eri fatto autografare. Sì, a volte vengono due pacchetti di sigarette, a volte è capitato che mi hanno fatto gli autografi anche l'ultima volta che sono andato a Roma, al Big Beer, io ho autografato tipo su una tovaglietta dove la tipa aveva mangiato, non me l'ha data, però alla fine l'autografo se l'è fatto fare, però era giusto così per dire due. Va bene, allora a questo punto, prima cosa, mancano i saluti finali da tutto il gruppo. Ok, ciao. Salutiamo il nostro pubblico. Grazie a chi ci ascolta, grazie a voi che ci avete fatto questa intervista, a tutto il pubblico che ci ascolta. Speriamo, insomma, che i nostri lavori vi possano sempre piacere, quindi che ci sosteniate anche sui social. Siamo presenti su tutti i social, quindi YouTube, Facebook, Instagram come September Damage, su tutte le piattaforme, quindi seguiteci numerosi. Se c'è un batterista all'ascolto, alla visione di questa intervista, che si faccia avanti, ci contatti tramite i nostri canali privati, perché i provini sono aperti, le audizioni sono aperte. Chi vuole entrare o aspirare ad entrare a far parte della formazione non deve far altro che scrivere, perché noi abbiamo bisogno di un quarto membro. La band sta andando avanti, speriamo che oltre al nuovo CD ci saranno anche live in futuro, nel nuovo anno. Abbiamo intenzione di organizzare dei festival, dei mini festival, quindi insomma, questo è il nostro saluto, alla prossima, e insomma, ascoltateci, stay metal sempre. Esattamente.